Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con Eccellenze Italiane. Oggi parleremo di Smart Butterfly Butt, filler ai glutei. Tecnica descritta e brevettata dal professor Pierfrancesco Bove, che ho il piacere di avere in collegamento da Napoli. Buonasera professore, ben trovato. Grazie mille, un saluto a tutti. Professore, quindi oggi ci occuperemo di questa tecnica. È un trattamento che può essere fatto in anestesia oppure no? Allora, in realtà prevede un'anestesia locale, per cui è un trattamento da fare in ambulatorio. La paziente non ha nessun discomfort perché arriva in ambulatorio dopo le consuete misurazioni e fotografie e poi si parte direttamente con il trattamento. L'anestetico, come dicevo, è localmente, per cui la paziente è completamente sveglia e interagisce col medico ed è completamente indolore, perché comunque la zona trattata è completamente addormentata, quindi non si avverte facilmente in questa tipologia di trattamento. Di comodità, in realtà, di questa tecnica, una delle comodità è anche questa, perché bene utilizzato un quantitativo di prodotto abbastanza importante, che prima poteva essere fatto solamente in sala operatoria perché la paziente doveva addormentarsi per non sentire dolore. Ora, grazie sia al miglioramento della qualità del prodotto, sia alla nascita di questa nuova tecnica, è possibile invece farlo anche in ambulatorio. Il vantaggio è enorme perché non esiste a questo punto un post operatorio, quindi un post trattamento. La paziente è libera, si alza, non ha controindicazioni particolari, può anche tornare alle normali attività lavorative o sociali. Benissimo, quindi sin da subito la paziente può tornare a fare le proprie attività. I risultati, sì. Dottore, per quanto tempo durano? Beh, è molto duraturo, si tratta sempre di ialuronico, per cui è un prodotto comunque completamente riassorbibile, ma grazie alle quantità del prodotto che vengono utilizzate e soprattutto anche a dove viene impiantato il prodotto, si riescono a raggiungere fino ai 18-24 mesi. In realtà è una indicazione approssimativa per il semplice fatto che molto spesso, se la paziente a distanza di un annetto rientra aggiungendo un pochino di prodotto, è un risultato che poi in realtà riesce a portarselo avanti anche per 4-5 anni. E beh, per dottore, essere medicina estetica sono tempi lunghissimi. Lunghissimi. E beh, dottore, io stavo osservando le foto e le stavo proprio dicendo che è eccezionale, devo dire, i risultati parlano grazie, da soli. Grazie. Ma quanto tempo bisogna rimanere? È molto bello anche perché in realtà l'aspetto è completamente naturale. Che sì. Attatto rimane morbido, quindi non hai la sensazione di un gluteo rifatto, diciamo così. Si vedeva già subito nel video che abbiamo visto che con la mano, mentre lo toccava, si vedeva che insomma rimaneva morbido, anche se molto molto sodo, devo dire. Sì. Ma dopo aver fatto il trattamento, dottore, bisogna rimanere per un po' in ambulatorio in osservazione? No, in realtà la paziente, siccome l'anestetico è esclusivamente locale, la paziente è completamente vigile, quindi non ha nessuna necessità, facciamo due fotine, si riveste e torna tranquillamente a fare le sue faccende. Beh, dottore, lei ci diceva prima quindi che subito la paziente può tornare a fare le sue attività, può quindi far tutto, anche sport? Allora sì, potrà fare tutto. In realtà le uniche indicazioni che do è per una settimana circa di evitare l'attività sportiva in modo tutto troppo rapido, e magari di dormire a pancia in giù giusto per le prime 4-5 notti, poi per il resto sarà libera di fare tutto ciò che vuole. Quindi sin da subito ci si può mettere sedute? Ci si può mettere sedute fin da subito, i primi giorni meno si sta seduti meglio è. Ok, dottore, per quanto riguarda invece l'esposizione al sole, ci si può esporre? Sì, tranquillamente, non ho nessuna controindicazione, a meno che non esca un lividino, cosa rarissima. A quel punto è più per il livido che cerco di evitare l'esposizione al solare, perché potrebbe lasciare una discromia, quindi una macchiolina. Ma se non ci sono lividi, puoi tranquillamente esporti al sole, non ci sono problemi, controindicazioni. Ci sono dei periodi dell'anno particolari in cui è meglio sottoporsi a questo trattamento? Si può fare durante tutto l'anno. L'importante è solo, ripeto, i primi 3-4 giorni avere un po' di cura in più, giusto con qualche piccola attenzione in più. Però è un trattamento che può essere fatto in qualsiasi periodo dell'anno.
Abbiamo una foto che vorremmo che lei ci commentasse, vediamola. La piega interglutea, prima e dopo, che significa, dottore? Ecco, chi riferisce è la cosiddetta piega interglutea, che la vede troppo bassa perché tende ad abbassarsi. Questa tecnica, al di là del volume che possa dare, è fondamentale perché prevede un lifting del gluteo, quindi tira in su il polo superiore e il polo medio, in modo tale che la piega interglutea, la gente poi è sdraiata, in questo caso in ambulatorio, ma anche sdraiata in spiaggia con il suo asciugamano, non vorrei dimostrare il lato B, perché come vede è molto bello da vedere e soprattutto non dà nessun effetto artificiale. Eh sì, dottore, è veramente un effetto incredibile, bellissimo, dottore. Io non posso che farle i miei complimenti. Complimenti, dottore. Grazie mille a voi, è sempre un piacere partecipare. Arrivederci, professore, e grazie a tutti i nostri telespettatori per averci seguito fino a questo momento. Vi ricordo che potete vedere le repliche delle nostre puntate sul portale medicina365.it. Vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro un buon proseguimento di serata.